Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So you say, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale e offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastatya Deshatarine Jayoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Gyanati Mirandasya Gyananda. Ah, si è già fatto già, ragazzi. Sono partito in quarta di nuovo e passò un'ora. C'è tanto di recitazione di mantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Claudia Maria Teresa. Oh, c'è Monica. Buongiorno, Monica. Proprio l'altro ieri pensavo a te. Bhakti Gabriella, Bhakta Maurizio. Buongiorno, ben ritrovati. Bhakti Paola, Kevala Bhakti, Bhakti Nanna, Bhakti Caterina, ok, Hare Krishna Devoti, buongiorno. Poi abbiamo Chiara, Bhakti Chiara, Bhakti Piero, Bhakti Victoria, Bhakti Laura, Hare Krishna con il suo soffitto natalizio, Bhakti Luigi, dai suoi viaggi on the road, e Bhakti Viviano. Stai meglio, Bhakti Viviano, o no? È passato tutto, o no? Sì, adesso c'ho le bombolette dell'asma. E le bombolette dell'asma, Hare Krishna, non ne parliamo. Che lo dici? Ok, va bene. Hare Krishna Devoti. Dunque, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam il 6, ho detto, giusto? Il 6. Verso 6, no? C'è il verso 6. No, il verso 6, canto 6, sicuro. 6, ok. Citra Keturvaccia, quindi leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto 6, intitolato I doveri assegnati all'umanità. Capitolo 17, intitolato Parvati maledice Citra Ketu, verso numero 6. Citra Keturvaccia. Citra Keturvaccia. Esha Loka Guru Sakshad. Esha Loka Guru Sakshat Dharman Bhakta Sharirinam Dharman Bhakta Sharirinam Aste Mukhya Sabhayam Bhai Aste Mukhya Sabhayam Bhai Mituni Bhuya Bharyaya Mituni Bhuya Bharyaya Citra Ketur Vacha Citra Ketur Vacha Esha Loka Guru Sakshat Esha Loka Guru Sakshat Dharman Bhakta Sharirinam Dharman Bhakta Sharirinam Aste Mukhya Sabhayam Bhai Aste Mukhya Sabhayam Bhai Mituni Bhuya Bharyaya Mituni Bhuya Bharyaya Citra Ketur Vacha Citra Ketur Vacha Esha Loka Guru Sakshad Esha Loka Guru Sakshad Dharman Bhakta Sharirinam Dharman Bhakta Sharirinam Aste Mukhya Sabhayam Vai Aste Mukhya Sabhayam Vai Mituni Bhuya Bharyaya Mituni Bhuya Bharyaya Leggiamo parola per parola. Nel verso 6. Citra Ketu Vacha Citra Ketu Vacha Il re Citra Ketu disse Il re Citra Ketu disse Esha Esha Questo Questo. Loka Guru, Loka Guru il maestro spirituale, di coloro che seguono, le istruzioni vediche, le istruzioni vediche. Sakshat, Sakshat.
direttamente, direttamente. Dharmam, della religione, Bhakta, colui che espone. Sharirinam, per tutti gli esseri che hanno assunto un corpo materiale. Aste, siediti, Mukhya, il capo, Sabayam, in un'assemblea, Vai, in realtà, Mituni Buya, abbracciando, Bariaya, la moglie. Citraketu disse, Shiva, il maestro spirituale di tutti gli esseri, il migliore tra tutti coloro che hanno assunto corpi materiali. Shiva, il maestro spirituale di tutti gli esseri, è il migliore tra tutti coloro che hanno assunto corpi materiali. È lui che enuncia il metodo della religione. Non è sorprendente, quindi, questo è Citraketu, non è sorprendente, quindi, che egli abbracci sua moglie Parvati nel bel mezzo di un'assemblea di grandi persone sante. Verso 7. Jatadarasti vrattapa brahmana brahmavadi subhapati antikritya striyam chaste gattari prakritoyata. Shiva, i cui capelli erano divisi in ciocche compatte, si era certamente sottoposto a grandi austerità e penitenze. In realtà, egli presiede l'assemblea dei rigidi seguaci dei principi vedici. Ciononostante, egli è seduto tenendo sua moglie sulle ginocchia in una riunione di persone sante e l'abbraccia senza alcun pudore, come se fosse un essere umano ordinario. Spiegazione. Citraketu era consapevole, evidentemente, dell'elevata posizione di Shiva e perciò rilevava il fatto sorprendente che Shiva agisse come un essere umano comune. Pur avendo una grande considerazione della posizione di Shiva, erano proprio amici, eh? Spiegaci la preoccupata una volta in una, non so se era una lezione, forse era una lezione, erano proprio amici. Qui dici, sì, ci sta, cioè tra amici, tra pari, tra puri devoti in questo caso, pari puri devoti, però intendo, tra amici a volte si fa una battuta, no? Si fanno battute a volte, no? ma sono battute, come si dice, bonarie. Amichevoli, fraterne, no? Quindi, pur avendo una grande considerazione della posizione di Shiva, quando lo vide seduto in un'assemblea di persone sante, mentre agiva senza pudore come un uomo ordinario, rimase stupefatto. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur fa notare che, nonostante la critica, Citraketu non avesse offeso Shiva come aveva fatto Daksha, capitolo 4, dove Daksha è proprio Daksha è il suocero di Shiva. E offende terribilmente suo genero, veramente un atteggiamento offensivo, gliene dice di tutti i colori davanti a tutti. Perché lui è arrivato, no? Daksha è entrato nell'assemblea, tutti si sono alzati tranne Shiva, ma giustamente Shiva, a parte che è sempre immerso nella meditazione su Krishna, no? Nel ricordo di Krishna, in meditazione, in samadhi su Krishna, ma poi non avrebbe dovuto alzarsi, per etichetta non avrebbe mica dovuto alzarsi perché è superiore Shiva a Daksha. Daksha, evidentemente inorgoglito dalla sua posizione di chairman, diciamo, di leader dell'assemblea, lui organizzatore di questo grande sacrificio, inorgoglito dalla sua posizione, veramente si lanciò in critiche pesantissime ad alta voce davanti a tutti, rivolte proprio a Shiva. Ha fatto poi una brutta fine,
Daksha, davanti, bravo, ha palpato davanti a tutti, sempre davanti a tutti, ha fatto una figuraccia, Daksha. Ma non è il caso di Citraketu, Prabhupada ci tiene a sottolinearlo. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur fa notare che nonostante la critica, Citraketu non aveva offeso Shiva come invece aveva fatto Daksha. Bella differenza. Daksha considerava Shiva insignificante. Mentre Citraketu esprimeva il suo stupore per la situazione particolare in cui Shiva si trovava. Verso 8. Le persone condizionate o ordinarie generalmente abbracciano le loro mogli per godere della loro compagnia. No, c'è bisogno, puoi pure spegnere. Non lo si mette almeno subito poi Ah, in giusto. parte. Quindi le persone condizionate ordinarie generalmente abbracciano le loro mogli per godere della loro compagnia in luoghi appartati. Com'è sorprendente che Shri Mahadeva, che è un altro nome di Shiva, Mahadeva significa, vediamo se riesci, Grande bravo, il più grande dei Deva, il supremo tra i Deva. Sapete che Shiva è quasi Vishnu. Shiva è quasi Vishnu, cioè è Vishnu, ovvero Krishna. Vishnu che si espande ulteriormente in altrettanti Shiva quanti sono, no, perdono, in uno Shiva, un solo Shiva, perdono, si espande in Shiva e, per contattare la natura materiale. Quindi è Vishnu che contatta la natura materiale attraverso attraverso Shiva, Shiva. che rappresenta il suo sguardo. Di Brahma ce ne sono molti. Bravissimo, perché Brahma è una jiva come noi, una jiva però Però Shiva è ovviamente. uno. Shiva è bravissimo, Shiva è uno. E si occupa della distruzione di tutti gli Sì, altri. proprio si espande. Shiva è quasi Vishnu. È Vishnu che si espande e contatta la natura È anche materiale. superiore a Brahma. È anche superiore a Brahma, esatto. Quindi quando si parla di Vishnu che feconda la natura materiale con lo sguardo, questo sguardo è Shiva. Questo sguardo c'è, Hare Krishna Caterina, sai, no, Manuel, che Vishnu feconda la natura materiale iniettando le anime, no? Non lo fa direttamente, lo fa con gli occhi, come leggiamo nella Brahma Samhita, no? Tutti i suoi sensi sono intercambiabili. Praticamente, tutti i suoi sensi sono intercambiati. Con gli occhi può, in questo caso, non solo mangiare l'offerta, quando si dice mangiare con gli occhi viene da Shiva, da Krishna, no? Che mangia con gli occhi, però rimane tutto lì quando accetta la nostra offerta, no? Ma può anche fecondare con gli occhi, e lo fa attraverso Shiva. Quindi Shiva inietta nella natura materiale, le anime condizionate, nel grembo di Quindi non Parvati. è Grembo solamente Durga. il distruttore, Bravo, è bravo, capito che anche funziona, cioè non è, creatore. un demolitore, non è Sì, che. quella è l'idea che si ha un po' di Shiva, è la Sai, sua funzione finale. sì, quella è una delle funzioni, Una delle quella tante. finale, una delle tante. Però è il Shiva più è grande Vaishnava. il più grande dei Vaishnava, Vaishnavanam Yata Shambhu, un altro suo nome. Poi lui è anche colui il quale si prende cura delle anime, quelle più. Hare Krishna Bhakti Palmira. Kiya, Bhakti Kiya, Hare Krishna Valentina, Bhakti Stefania, Maddalena, Bhakti Maddalena, Hare Krishna. Lui è anche colui il quale si prende cura delle anime, quelle posizionate sotto l'influsso del Tamoguna, ma proprio pesante, pesante, addirittura anche fantasmi, Buddha, Preta, Pisciacia. È lui che si prende cura di spettri, vampiri. Vampiri si dice preta, Buddha si dice sanscrito, Buddha sono i fantasmi, gli spettri, no? I fenomeni di poltergeist, no? Come si dice, oppure non so, le pisciaccia, no? Le pisciaccia sono le streghe, come Putana, per esempio. Sono tutte quante discepoli, tutti qua, tutte queste. Adorano Shiva, Adorano Shiva, in un certo praticamente. senso. In un certo senso adorano Shiva, no? Così si purificano gradualmente. Quindi, ecco, quindi stiamo parlando di una
non so, di un impresario di una ditta di demolizione che viene e distrugge gli universi alla fine delle. Se chiamiamo quello che viene e ripulisce tutto, butta giù tutto, cioè non stiamo parlando questo, no? Quindi ancora continua la sua espressione ad alta voce, Citrachetto, dicendo: le persone condizionate e ordinarie generalmente abbracciano le loro mogli per godere della loro compagnia, ma in luoghi appartati. Com'è sorprendente che Sri Mahadeva, benché eccellente maestro di austerità, abbracci apertamente sua moglie nel bel mezzo di un'assemblea di grandi santi. Cioè, queste sono parole forti. Sono parole forti, no? Si deve tener conto del valore, ma anche del pericolo delle parole. E la pericolosità, sono importantissime le parole, ma sono anche pericolosissime. Dipende da chi, a come, nel contesto. Kala Desha Patra. Kala Desha Patra significa tempo, luogo, circostanza, uditorio. Sono le parole, ok, una stessa parola può andare Peso bene in delle un modo. parole. Il peso delle parole può schiacciare un peso, cioè hanno un peso, ma anche il peso ti può schiacciare, no? Ti metto 170 kg addosso, ti schiaccia, dove vai tu, giusto? Ti metto sotto un bilanciere con 90 e 90, 180 kg, vai e te lo lascio. Sei pronto? Sì, brum, ti schiaccia, no? Spiegazione. L'espressione Mahavratadhara di questo verso, del verso 8, indica un brahmachari che non è mai caduto dalla sua posizione. Shiva era annoverato tra i migliori yogi. Eppure abbracciava sua moglie alla presenza di grandi e sante personalità. Citrakhetu considerava l'elevatezza di Shiva, la levatura di Shiva, che non era macchiato nemmeno da una situazione come questa. Perciò Citrakhetu non era un offensore. Egli stava esprimendo semplicemente il suo stupore. Lo dice proprio, erano amici. Erano amici e Parvati, che si fa strumento, diciamo, di Krishna e quindi delle reazioni, ecco, per insegnare È come questo. se fraintendesse In un il certo senso. E a volte il marito, magari la moglie, magari prende le parti del marito per difenderlo, no? Quindi, comunque, cioè, Parvati va bene, la sovrintendente a questo universo materiale, Durga Devi, Hare Krishna Premamrita. Sicuramente tutto, tutto vero, però pur sempre in questo caso la moglie lo dice proprio preoccupata di quella lezione e comunque rimane pur sempre la moglie di Shiva in quel momento, in quel contesto e quindi lei non accetta questo tipo di. Questo tipo Non gli va giù, non gli va proprio giù e maledice, maledirà. Perché allora Shiva si è comportato così? Cioè, era tutto per spingere Citrakhetu a. Sì, anche queste grandi personalità fanno tante cose contemporaneamente. Sì, anche per spingere poi per accelerare come strumento di Krishna, per accelerare quello che poi diventerà un esempio fulgido di sottomissione a Krishna, di sottomissione al karma, di sottomissione alle conseguenze. Questi grandi devoti accettano anche posizioni di dubbia levatura etico-morale spirituale, come Citrakhetu, accettano questa posizione, benché puri devoti, per insegnare a noi come comportarci quando effettivamente ci arrivano le reazioni karmiche, ovvero tateno kampam susamirshama no punjane vatmakritam vipakkam rid bhagva purbir vidadam namaste jiveta yumuktipade sadaya bhak, ovvero con accettare le reazioni con come si dice? Accettarle con Pazienza. pazienza, bravissima, con tolleranza, addirittura con gratitudine e riconoscenza. E attendere con altrettanta pazienza e fiducia ed entusiasmo, attendere la misericordia quando arriva senza pretenderla. Quindi, chi attende la misericordia senza pretenderla, chi contemporaneamente accetta ciò che il karma, questo dice in questo bellissimo verso Brahma
Questa è una delle preghiere più importanti, la parte più importante delle preghiere di Brahma, quando, dopo che ebbe rapito i vitelli e i piccoli mandriani, amici di Krishna, per fare uno scherzo di cattivo gusto a Krishna, poi quando Krishna gli dimostrò che non poteva fargliela, non avrebbe mai potuto fargliela, perché quei poteri mistici di cui Brahma era ed è depositario provengono da Krishna stesso, provengono da qualcun altro. Quindi Krishna è il più grande degli yogi, no? Yogeshvara, lui è Yogeshvara, il maestro di tutti i poteri mistici. Shiva, per esempio, è chiamato Yogishvara, il maestro di tutti gli yogi. Quindi, allora, dopo che gli ebbe dimostrato che lui è Yogeshvara, Brahma espresse il suo sentimento di costernazione, appunto, di pentimento e di redenzione, pronunciando, proferendo queste preghiere bellissime che culminano nel verso famosissimo Tatteno Kampam Susamishamano, in cui enuncia le tre caratteristiche fondamentali, se ve le volete annotare, per ricordarvi, questo è un verso fondamentale. Esatto, le preghiere di Brahma Shri Krishna, Brahman, a capitolo 14, che Anna è una grande lettrice Bhaktinanna del libro di Krishna, è molto affezionata al libro di Krishna. Hare Krishna Giorgia, Hare Krishna. Grazie per questa nota di commento. Allora, tre cose individua Brahma come necessarie per Sadaya Bhakt, per diventare naturalmente eredi del mondo spirituale, eredi del ritorno a casa, meritevoli di ritornare a casa. Prabhupada è interessante, ora l'enuncio queste tre cose, quali sono. È interessante che Prabhupada dice cosa deve fare nella spiegazione, no? Cosa deve fare un devoto, pardon, cosa deve fare un figlio per meritare di ereditare le grandi ricchezze del padre alla sua dipartita. Cosa deve fare? Semplicemente. E sicuramente è un bravo figlio, però sai, anche se non lo fa, vabbè, sì, uno può diseredare qualcun altro, cioè deve fare, però ancora più semplice, rimanere in vita. Rimane, certo, deve rimanere in vita perché se muore prima non può ereditare niente. Io, ovvio che deve fare il bravo figlio, ma la cosa è simpatica come cosa, no? Però è ovvia, deve rimanere semplicemente in vita. Analogamente, non è una battuta fine a se stessa, analogamente, il devoto cosa deve fare per ricevere l'eredità del mondo spirituale, quindi ritornare, riappropriarsi della sua condizione naturale, eterna, costituzionale, ontologica, fatta di eternità, conoscenza, beatitudine sempre nuova e inarrestabile? Cosa deve fare? Rimanere in vita. E rimanere in vita cosa significa? Significa queste tre cose che adesso enunciamo, perché Brahma le enuncia. Quindi la prima è non essere impaziente. Ovvero, quando arriva la misericordia la prendo. Sua Santità Sastvarupa Das Goswami Maharaj fa un esempio bellissimo, molto molto immaginifico. Dice un po' come se stessimo in fila, attendendo il momento di ricevere la misericordia, ovvero quando arriverà il nostro turno, no? Siamo in fila. Bene, vita spirituale significa rimanere in fila, fare le cose fatte bene, fare i bravi devoti, eh? E quando arriva il nostro turno prendiamo la misericordia, l'accettiamo, la accogliamo, l'accoglimento della misericordia di Krishna, in qualunque forma arrivi. Allora, questa è una cosa che appunto enuncia Brahma. Dice, chi è paziente e non è, come si dice quando uno... No, al contrario, quando uno invece aspetta, che vuole, ambizioso, no? Una persona ambiziosa, frenetica, ansioso di ricevere qualcosa, no? Quasi pretenzioso, senza quasi, uno che pretende, no? Allora, no, no, chi attende pazientemente
il momento in cui arriverà la misericordia per lui, e arriva, e siamo già dei misericordiati, non so se esista questa parola, ma siamo già dei misericordiati e come si dice, e miracolati, siamo già questo. Allora, quindi chi aspetta pazientemente? Chi accetta tutto ciò che gli arriva sotto forma di karma e non si lamenta. Perché capisce, ma questo me lo merito proprio. Anzi, Krishna è così gentile, qualunque cosa sia, qualunque cosa brutta sia, qualunque, il devoto onestamente riconosce. Sai, l'onestà intellettuale è una dote apprezzata e riconosciuta ovunque, no? Quando dice sì, effettivamente, con onestà intellettuale dice io meriterei molto di più. Onestamente, non ne parliamo neanche. Non ne parliamo, e il peggio l'ho anche dimenticato, perché chi se ne ricorda tutte le malefatte, no? Le abiezioni di cui mi sono macchiato nel corso di innumerevoli vite, chi se ne ricorda? Io non mi ricordo neanche dove ho messo le chiavi, che aspetta, dove ho messo le chiavi? Ah sì, forse, vediamo se è vero. Una volta ho trovato le chiavi nel freezer, io cercavo le chiavi, mezz'ora a cercare le chiavi, avevo lasciato nel freezer, era estate. Per dire, oggi non ci ricordiamo neanche dove abbiamo messo le chiavi. E Ridvak Bapurbir Bidadam Namaste. Namaste significa Namaste. Omaggi. E rendiamo, mentre aspettiamo, allora, mentre aspettiamo con pazienza il nostro turno per accogliere la misericordia, mentre accettiamo con onestà intellettuale e anche con gratitudine le reazioni, sicuramente ridimensionate, ecco, da qui anche la gratitudine. La gratitudine non solo per quello, ma anche per quello, un motivo in più per essere grati. Io meriterei molto di più, ma Krishna deve aver evidentemente, come lui promette, ridotto ai minimi termini le mie reazioni, perché io meriterei molto di più, e ripeto, con onestà intellettuale. Quindi, invece, cosa fa l'essere ordinario quando gli capita qualcosa di brutto? Mannaggia. Mannaggia il minimo, diciamo. Inneggia sotto le insegne di un mannaggia, ma grande, 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 sto mannaggia, che poi può assumere anche connotazioni più prosaiche, va bene, e anche dialettali. E poi Ridvag Vapurbir Bidadam Namaste. Quindi non solo, aspetta pazientemente, non solo accetta con gratitudine e onestà intellettuale, ma rende i propri omaggi. Rid col cuore, Vak con le parole, altro che mannaggia, proprio Vak con le parole esprime la sua devozione, Vapurbir, rid, Vak, Vapurbir, Bidadam Namaste. Offre i suoi omaggi a Krishna con il cuore, con le parole, con il corpo intero. Sadaya Vak, Jiveta Yamuktipade, Sadaya Vak. Quindi una persona che assume questo tipo di atteggiamento meraviglioso, straordinario, diventa meritevole, merita di ricevere ciò che gli spetta di diritto. Finalmente può ereditare il regno spirituale, ovvero ritornare a casa. Ad una persona così, meno di questo, dovrà ancora evidentemente rimanere in questo mondo materiale, perché se non manifesta e se non manifestiamo questo tipo di atteggiamento, vuol dire che ancora abbiamo nel cuore del risentimento, della sporcizia nella forma di risentimento. Ma perché capitano tutte a me? Ma non me lo merito. Esattamente il contrario, ma io non mi meritavo tutto questo. Piuttosto quello lì se la meritava. Sono sempre i migliori che se ne vanno, invece i peggiori rimangono. Ah, qui non c'è giustizia, perché sono le solite cose, le solite cose, le solite cose. Quelle sono le tre attitudini per rimanere in vita. Le tre attitudini per rimanere in vita come devoto, grazie per avermelo ricordato. Sono le tre attitudini per rimanere in vita come devoto. Quindi, le parole sono importantissime, hanno un valore, hanno un peso, e quel peso, se non stiamo attenti, ci può schiacciare effettivamente. Interessante quella cosa che ci hai ricordato, le parole hanno un peso. Hare Krishna Fabiana, Alessandro. Hare Krishna, le parole hanno un peso, assolutamente sì. Soltanto che noi. Allora, cosa succede quando usiamo regolarmente qualcosa? Quando lo usiamo regolarmente? Lo uso.
La diamo, sì, per, no, dico, quando la usiamo regolarmente, no? Diventa un'abitudine, la diamo per scontata anche a una persona, no? Che è sempre presente, tendiamo a darla per scontata. Tendiamo a sviluppare, per esempio, un atteggiamento di eccessiva, come si può dire, eccessiva familiarità, e questo genera, solitamente genera il disprezzo, no? Così con tutte le cose, quando usiamo qualcosa regolarmente potremmo dimenticarne il valore o la potenza, il peso, la pericolosità, non lo so, l'elettricità in questo momento tutto ci sta permettendo di fare quello che stiamo facendo online, per esempio, no? Intanto l'elettricità nella forma di luce ci permette di leggere. E poi sempre l'elettricità ci permette di essere online in questo momento, no? Streaming, no? Come si chiamano? Live, no? Si chiamano le live. Ci permette di fare tutto questo l'elettricità, no? Perché? Perché è ampiamente disponibile. È ovunque praticamente l'elettricità. In fase di ristrutturazione, la prima cosa che l'elettricista chiede è dove le vuoi le prese? Perché devo fare le tracce, perché poi bisogna chiuderle, devo passare i fili, i cavi, no? E devo mettere i frutti, insomma, è stato così un po'. È così che funziona, no? Ma poiché una cosa è quando una cosa, qualcosa è sempre disponibile, tendiamo un po' a dimenticarne l'importanza, vero? Te ne accorgi quando va via la luce? Mannaggia, quanto è importante l'elettricità. Ecco che abbiamo messo un gruppo di continuità, così se va via la luce, possiamo continuare ad andare in streaming per almeno un'oretta, un'oretta e mezza, poi se dura di più cade lo streaming, ma anche la lezione dovrebbe essere finita in un'ora, un'ora e mezza comunque. Però voglio dire, ci siamo premuniti così, no? Però voglio dire, l'elettricità è ampiamente disponibile e quando qualcosa è ampiamente disponibile, è la tendenza un po' a darla per scontato, quindi ne dimentichiamo l'importanza, fino al prossimo blackout o fino al prossimo temporale, quando va via la corrente, quando va via la luce, no? Ma così come ne dimentichiamo l'importanza quando qualcosa è sempre disponibile, qualcosa, ma anche le persone, il punto è sempre quello, cose e persone. Non solo quando qualcosa o qualcuno è sempre disponibile, ne dimentichiamo l'importanza. Il problema è che ne trascuriamo anche i sintomi, come si può dire, i pericoli. Dai, c'è Cinita e Sacinanda, chi c'è? No. Ah, il Giappa, sì, il Giappa preoccupato. Intanto leggo. Paola dice: quando si accetta ma senza alcuna consapevolezza, quindi solo per ignoranza o magari per la bassa posizione sociale, gli effetti saranno gli stessi? Oppure è indispensabile essere consapevoli? E allora, c'è un famosissimo proverbio che anche Shrila Prabhupada traduce sempre, cita sempre: la legge non ammette, non ammette ignoranza. Legge non excusat ignorantia, qualcosa del genere. La legge non ammette ignoranza. Che ci sia o no consapevolezza, chiaro che le cose peggiorano se c'è intenzionalità, no? Quando qualcosa è come si dice, premeditato, preintenzionale, ma non mi ricordo delle formule quali sono. Ma è chiaro che se c'è una premeditazione di qualcosa, Paola ovviamente viene punito maggiormente. Ma comunque anche l'ignoranza, se ho capito bene la tua domanda, comunque la legge non ammette ignoranza, il karma non ammette ignoranza, che è la legge cosmica, no? Il karma è la legge cosmica, ecco, il senso è un po' quello lì. Quindi tornando al punto, quando qualcosa è sempre disponibile, come stiamo facendo l'esempio dell'elettricità, no? La diamo per scontata, ma anche potremmo trascurarne i rischi, perché veramente l'elettricità è vero, poi tu insomma ci hai lavorato con l'elettricità, no? Cioè, un attimo di distrazione con Lascio a l'elettricità piedi, ti lascia? In piedi, che senso? nel senso che rimani senza niente praticamente.
No, no, i rischi, proprio i rischi, se c'è un filo scoperto, no? Ah, dici tu I che rischi sono, cioè, in un potrebbe attimo ti può uccidere in pochi istanti, folgorato, a portare. 20.000 volts, cioè ti inceneriscono, ti polverizzano, no? Quindi quando qualcosa è sempre disponibile, non solo tendiamo a darla per scontato e a dimenticarne il valore, a volte ne dimentichiamo anche i rischi. E così come vale per, in questo caso, per... Allora, che dice Paolo? Sì, grazie, quindi vale sia per il karma positivo che per quello negativo. Sì, sempre. Sì, assolutamente sì. E così come vale per l'elettricità, così anche per le parole. Qui le parole hanno avuto un peso tragico per Citerachedo. Allora, vediamo come lo stesso discorso che abbiamo fatto per l'elettricità vale anche per le parole. Bacchiam, no? Bacia, le parole sono importantissime. Allora, l'importanza delle parole. Le parole hanno un peso, hanno veramente un peso. Vanno soppesate le parole, no? L'importanza delle parole. Allora, possiamo dimenticare l'importanza dell'elettricità? Però a volte può succedere che dimentichiamo l'importante. Tutto bene? Che è successo? Tossisco per solidarietà. Vuoi un po' d'acqua? 118, che devo? Tieni, bevi. Basta che non t'attacchi. Ah, devi continuare a tossire. Ah, devi respirare, ok. Come l'aria, ci ricordiamo che esiste proprio quando manca. Dunque, dicevo, proprio come ci si può dimenticare l'importanza dell'elettricità, come ci siamo detti prima, proprio perché è sempre disponibile, per la sua presenza, la diamo per scontata, questo è il senso, la diamo per scontata, non che ce la dimentichiamo, e che la diamo per scontata, che un po' significa dimenticarne l'importanza. Tutto bene, Battar Sì, Rosario? tutto bene. Sicuro? Va bene un sorso Mi d'acqua? saliva. Dai un sorso d'acqua. Eh? Mentre uno tossisce l'acqua peggio. L'acqua è peggio, ok, bene. Ah, dicevo, proprio come ci si può dimenticare, grazie, Grazie. grazie mille. Proprio come ci si può dimenticare l'importanza delle parole, come verosimilmente in questo momento Citrachetu, no? Per opera di Yoga Maya, si dimentica dell'importanza delle parole. Ah, sta prendendo. Sì, sono amici, sai, in privato avrebbero potuto, però c'è lì tutta l'assemblea dei grandi saggi, Parvati, esprimersi così ad alta voce, no? Sottolineando, ma è inopportuno questo atteggiamento di Shiva, però lo stava facendo in voglio dire, a apprezzamento, un grande apprezzamento Citrachetu, però non ha soppesato bene le parole. Probabilmente il volume era un po' troppo alto delle sue parole, ecco che gli è arrivato addosso qualcosa che si poteva anche risparmiare, diciamo così, no? Quindi le parole, si può dimenticare che le parole anche sono sempre disponibili, parliamo sempre, la lingua c'è, possiamo parlare in qualunque momento, spesso anche per dar fiato alle trombe. Si dice parlare inutile, no? Quando si dice dare fiato alle trombe, quando parli. Quindi chi nasce muto Chi nasce muto? Beh, chi vuol nasce dire che ha muto? commesso qualcosa grave, non lo so, quella lì, qualcosa del Verosimilmente sì. Ha almeno, usato molto male le parole, che ne ok. so, la lingua. Quindi qui dovremmo rinascere tutti muti, effettivamente. Insomma, potremmo dimenticare il valore, l'importanza, proprio l'importanza delle parole, proprio perché possiamo in qualunque momento parlare e abusiamo. Il punto è l'abuso, no? Proprio perché diamo per scontato, ci arroghiamo il diritto di dire sempre qualcosa, di mettere becco in tutto, come si dice, no? Mettere becco in tutto. Lì, stai dicendo qualcosa? No. Solo, per esempio, l'importanza delle parole, no? Quando brillano per la loro assenza, ci rendiamo conto della loro importanza cruciale. Per esempio, immaginiamo di star passando un momento un po' bruttino, non so, siamo un po' abbattuti, magari ci sentiamo rifiutati, magari anche confusi, no?
In quei momenti si sente un disperato bisogno di una parola di conforto, no? Si dice proprio così, una parola di conforto. In quei momenti abbiamo bisogno. E invece nessuno risponde, nessuno ti è vicino, nessuno ti dice niente, nessuno ti incoraggia o ti dice delle parole che possano sollevarti un po' il morale. Un freddo silenzio da parte delle persone vicine, no? Freddo, insensibile. In quel momento, cosa realizzeremmo? Quanto sono effettivamente no, dico, importanti le parole, perché proprio in quel momento lì brillano per la loro assenza. È proprio come l'aria, quando ti rendi conto che l'aria coscientemente è cruciale, è vitale, proprio quando manca, proprio quando manca. È lì che realizzi, ti ricordi l'importanza dell'aria. E così con le parole, l'importanza delle parole. Magari hai bisogno di una buona parola, di una parola di conforto che ti tiri su, e nessuno lo fa. E lì realizzi quanto sono importanti le Anche da uno parole. sconosciuto, Ma magari. anche da uno sconosciuto che ti dice un po'. Buongiorno, cambia la Sì, giornata, insomma. sì. Tutto bene? Anche un tutto bene? Bisogno di qualcosa? Ah, già uno come si sente? Ah, dai, già mi sento meglio, no? Già mi sento meglio. Già mi sento meglio. Il valore insostituibile delle parole. Ora, le parole quindi hanno questo potere di dare luce, no? Ti illuminano le parole, no? Ti illuminano, ma ti danno anche calore. Ti danno anche calore, ti riscaldano il cuore. Beh, possono cambiare l'umore le parole, giusto? Quindi il valore, l'importanza delle parole. Possono cambiare la mentalità di una persona, possono cambiare persino la vita di una persona. Le parole giuste nel momento giusto. Vero? È successo anche a Sì. voi? Direi, eccoci qua. Quindi le parole Guru Mukha Padma Vakya Chitte Kariyai Kya. Certo che le parole possono cambiarci la vita o possono suggerirci il passo magico per passare dall'esistenza alla vita, no? Possono veramente compiere dei prodigi le parole. Possono essere come formule magiche a volte, senza scomodare Simsalabim o com'era quelle apri di sesamo. Abracadabra. Abracadabra, senza scomodare, diciamo, le favolette o le fiabe, però veramente le parole possono compiere dei prodigi inauditi, le parole, così come possono anche, oltre a ispirare una trasformazione, no? Una trasformazione in positivo, intendo, a livello individuale, a livello sociale, quindi a livello globale. Non dimentichiamoci anche il pericolo delle parole. Questo è il potere, il valore, l'importanza delle parole da un punto di vista positivo, ma non dimentichiamoci neanche il pericolo delle parole. Allora, per esempio, abbiamo detto, un uso imprudente dell'elettricità può risultare fatale. Un filo scoperto, mal maneggiato, cioè può succedere, c'è cioè il salvavita che non funziona o ancora non è stato, cioè un elettricista che sta lavorando su un cantiere, no? È a rischio della vita, giusto? È Cose vero? con cui non si scherza. Eh? Cose con cui non si Su scherza. cose con cui non si scherza, Bisogna prendere con serietà. infatti è fuoco, Anche le parole. l'elettricità è fuoco e anche le parole, no? Così come un uso imprudente dell'elettricità può risultare letale, proprio letale. Così anche le parole possono risultare letali, possono fare tanto, tanto male. Un uso imprudente delle parole, non lo so, il Ramayana praticamente si basa proprio su quello, su un uso imprudente delle parole, imprudente e impudente delle parole. Tutto è iniziato a causa delle parole no, di Mantara, della gobba, no? Della gibbosa servitrice Ah, che ha di iniziato Kaikeyi. nella mente. Esatto, che ha instillato, ha iniettato il veleno attraverso le parole nel cuore di Ha Kaikeyi. pensato un'altra cosa alla creazione materiale, no? Deriva anche questa da Dalla parole. parola, tutto attraverso la Dal parola, canto, no? più che altro, no? Non sempre le parole sono. Esatto, i mantra, no?
Però dico, adesso stiamo analizzando l'aspetto pericoloso delle parole, fatale, letale, lì è successo di tutto. Allora, per quelle parole dure, e poi la stessa Kaikei ha rivolto delle parole durissime a suo marito. E da lì cosa è successo? Allora, tutti gli abitanti di Aiodia col cuore a pezzi, perché le parole dure distruggono i cuori. Aiodia intera era a pezzi, i cuori erano a pezzi, perché tutti attendevano l'incoronazione di Ramachandra, Shri Ramachandra, il giorno dopo. Invece Ramachandra in esilio. E con lui si recano anche sua moglie, Sita e Lakshman. E poi, e da lì, che è successo? Lascia il corpo. Bravo, Dasharatha che lascia il corpo e poi un intero regno distrutto a ferro e fuoco e distrutto un intero popolo di Rakshasa, Lanka, distrutto completamente, per non parlare delle scimmie che poi furono riportate in vita sicuramente, ma tutto da un insieme di parole articolate, ma parole dure, parole spietate, ecco, è una parola. Quando si dice che la lingua ferisce più della spada, una spada quanti ne vuoi ammazzare? Ma guarda quelle poche parole di Mantara e poi di Kaikeyi, che cosa hanno altro che spada? È una bomba atomica, eh? Una piaga, bravo, una piaga proprio, per un uso improprio, imprudente. Delle parole possono far nascere conflitti, spezzare i cuori, far arrabbiare anche una parola fuori posto, ti fa arrabbiare. Ma perché mi ha detto quella cosa lì? No? Poi Kali Yuga, non parliamo neanche, Kali Yuga è la fine del mondo proprio, apri Anche a gli occhi. scoppio ritardato, Anche a scoppio ritardato, nel corso cioè. degli anni, magari. Sì, quelle parole che cronoattive, no? Attive nel tempo. Allora. Allora, cosa succede? Per esempio, per evitare, tornando all'esempio ci avviamo verso le conclusioni, per evitare folgorazioni, cosa facciamo solitamente? Evitiamo che i fili restino scoperti, no? Quindi se vediamo un filo un po' scoperto, subito ci mettiamo del nastro isolante, no? Lo chiudiamo, chiamiamo l'elettricista, senti, puoi per favore rimuovere questo problema, perché qua un bambino, qualcuno, anche un adulto ci mette la mano, minimo che si fa male, no? Cioè, allora, siamo molto attenti affinché questo non avvenga con l'elettricità. Il problema è che non siamo abbastanza cauti per evitare le folgorazioni verbali. Non siamo abbastanza cauti. Siamo molto, molto molto imprudenti con le parole, con le parole sconsiderate. Anzi, quello che succede, io conoscevo una persona che si autocelebrava per essere in grado di insultare qualcuno e mandarlo a quel paese senza che lui se ne accorgesse, se ne accorgeva in ritardo quella persona, con un'eleganza, mi ricordo. Si è autocelebrato, io sono in grado di mandare a quel paese qualcuno e neanche se ne accorge lì per lì. Poi se ne accorge dopo, ci pensa, l'ho mandato a quel paese. E no, con un'eleganza, con un eloquio, con una tecnica verbale, no, affabulatoria tale che ti manda a quel paese senza neanche accorgertene, poi te ne accorgi dopo, no? Ci vantiamo della nostra intelligenza nel colpire gli altri con le parole, le invettive, c'è cioè proprio una corrente. Cioè, come si dice, l'invettiva, ma anche la satira, no? Colpire qualcuno ridendo e scherzando, no? Ci vantiamo della nostra intelligenza, della nostra capacità di essere sarcastici, di essere elegantemente offensivi, altro che avere premura di evitare che le persone rimangano folgorate dalle nostre parole. No, no, coi fili scoperti lo facciamo, ma con le parole non lo facciamo. Con le parole siamo molto, molto incauti.
E non ci rendiamo conto che stiamo scherzando con il fuoco, giocando con il fuoco, come giustamente stava dicendo Bhakta Manuel, con certe cose non puoi scherzare, non ci puoi giocare con certe cose, si può giocare col fuoco, l'elettricità è fuoco. Perché poi ne conosci la pericolosità nel Come, esatto. caso dell'elettricità. Nel caso dell'elettricità, conosci, io mi ricordo che vennero a scuola, era scuola elementare, venne un gruppo di persone che ci parlarono per sensibilizzarci sui problemi della folgore, poi erano gli anni, primi anni 80, insomma, tanti accorgimenti elettrici per evitare salvavita, queste cose non erano così come oggi sofisticate e più sicure sicuramente di un tempo, no? E quindi vennero a noi scuole elementari, bambini a scuola elementare, vennero a parlarci dei problemi della folgore. Era la prima volta che sentivo parlare di questi problemi, la folgorazione, no? Ci fecero vedere anche delle immagini shock, no? Per sensibilizzarci. Attenzione, i bambini, mio fratello, per esempio, giocava infilando le cose dentro, cioè, dentro la presa mio padre dovette sigillare praticamente tutte le prese al muro, no? Cioè, bambini, che ne sa, ci infilano dentro un qualcosa di metallico e hai fatto il barbecue, no? Hai fatto il barbecue di bimbo. E quindi noi non ci rendiamo conto con le parole che stiamo giocando veramente col fuoco. Cosa succede quando una persona rimane folgorata, però non muore, diciamo? Comunque, folgorato, pum, cade a terra e rimane paralizzato, no? È così, cioè, cade a terra e rimane. Ma una persona folgorata dalle parole, come reagisce? Come potrebbe reagire? Sì, potrebbe rimanere paralizzata, incapace di reagire. Tante parole, Esatto, potrebbe reagire con tante parole o con altrettanti fatti. E stessa potenza. magari di maggiore potrebbe reagire, c'è cioè il fallo di reazione, no? Potrebbe reagire in maniera molto più pesante. Quindi quelle parole lì possono generare delle guerre fredde, delle guerre calde, sia a livello così personale, individuale, ma anche a livello globale. Guerre fredde e guerre calde. Le parole sono potentissime. Ecco che c'è questo verso famosissimo della Bhagavad Gita. Capitolo 17, verso 15. Ho aperto proprio 17, 14, 17, 15. Che parla della disciplina della parola, no? Capitolo 17, le divisioni della fede. E qui sta parlando delle austerità, le austerità della parola, o la disciplina della parola. Come fare a disciplinare la parola per evitare che rimangano lingue scoperte, no? Come fili scoperti, per evitare che le lingue rimangano scoperte, per metterci un po' di nastro isolante alla lingua e tappati un po', quando si dice tappati la bocca un attimino, no? E controlla la lingua, e controlla la parola. Vuoi un altro po' di acqua? Vabbè, si è un po' infiammata adesso, un po' irritata, vabbè. Allora, No, come fare per evitare, per disciplinare la lingua? Usare un linguaggio veritiero. Queste sono le austerità della lingua, della parola, della parola. Usare un linguaggio veritiero, piacevole, benefico, che non turba gli altri, e recitare assiduamente i Veda sono le austerità della parola. Le ripetiamo? Allora, usare un linguaggio veritiero, usare un linguaggio piacevole e benefico. Piacevole e benefico, quindi veritiero, piacevole, benefico, che non turbi gli altri, perché gli animi, soprattutto in Kali Yuga, sono molto facilmente infiammabili, altamente infiammabili. E a volte il casus belli, il motivo di una guerra, che ripeto può essere individuale, personale o addirittura a livello globale, nasce proprio dalla parola. Che poi si traduce in fatti, no? In azioni, però nasce dalla parola e prima ancora nasce dalla mente. Infatti c'è la disciplina della mente, le austerità della mente e poi della parola. Quindi usare un linguaggio veritiero, piacevole, benefico, che non turba gli altri e recitare assiduamente i Veda sono le austerità della parola. Ma io la leggerei, la spiegazione, sono pochissime righe. Sono da evitare, dice Shila Prabhupada, le parole che agitano la mente altrui. E
Un maestro può naturalmente istruire i suoi allievi su certe verità. Shishinitai Sachinandana Kijai. Un maestro può naturalmente istruire i suoi allievi su certe verità che non dirà ad altri, se ritiene che ciò possa turbarli. Questo è uno degli aspetti dell'austerità verbale. Bisogna anche astenersi da dire sciocchezze. Chi prende la parola in un circolo di spiritualisti deve sostenere le proprie affermazioni con le scritture, citandole immediatamente per confermare ciò che insegna. I suoi discorsi devono anche risultare gradevoli all'ascolto. In questo modo saranno di grande beneficio per tutti e contribuiranno ad elevare la società umana, altro che guerre calde e guerre fredde. Contribuiscono ad elevare le condizioni, a risollevare le sorti dell'umanità intera, del mondo intero. Esiste un'infinità di testi vedici che bisognerebbe studiare. Tutto questo appartiene all'austerità della parola. Ecco che dopo tutto quello che ci siamo detti questa mattina, no? Che ci siamo ricordati il peso che abbiamo dato a questo argomento, il peso che abbiamo dato alle parole. Riconoscendolo questo, ecco che questo verso qui della Bhagavad Gita, che parla appunto della disciplina della parola, diventa più comprensibile, no? Diventa più comprensibile. L'importanza di disciplinare la mente nasce dal capire l'importanza e anche i pericoli della parola. E siccome le parole possono essere molto taglienti e letali, ecco da qui la necessità di disciplinare la parola. Vacio vegan, infatti, cosa dice? Vacio vegan, vacio è il primo delle sei impellenze che individua Srila Rupa Goswami nel primo verso dell'Upadeshamrita. Vacio vegan, l'impulso, l'impellenza della parola. Vacio non è un, come diciamo sempre, non è una questione di metrica, non è una questione di rime o di assonanze o poeti, non è una licenza poetica, voglio dire, una tecnica poetica a cui tutto anche il contesto, anche il senso del testo viene subordinato. No, se Rupa Goswami individua come prima impellenza primaria da controllare, bacio, vuol dire che davvero è una cosa pericolosissima, la più pericolosa, no? Quindi va compreso tutto questo, l'importanza. Bisogna prendere consapevolezza sia dell'enorme importanza delle parole, ma anche dell'enorme pericolo delle parole. Questo è un insegnamento importantissimo che traiamo da queste prime pagine. Quindi, il potere della parola e i pericoli della parola. Quindi attenzione, perché veramente le parole possono modellare gli animi e il mondo intero. Quindi dobbiamo fare molta, molta attenzione alle parole, veramente molta attenzione. Tanto c'è Paola che ha scritto qualcosa, vediamo, cosa ci dice Paola. A volte capita anche che l'offesa non è intenzionale, ma alcune persone sono talmente ipersensibili che deviano e alterano il significato delle parole, risentendosi e reagendo negativamente senza un motivo reale, che poi esattamente Paola fa, esatto, proprio quello che è successo in questo contesto, no? Parvati fraintende l'intenzione di Citraketu. L'intenzione di Citraketu non era quella di che ebbe Daksha. Ora non sappiamo se sono conseguenziali anche da un punto di vista cronologico, questi due eventi, potremmo dire se sono sequenziali, conseguenziali, potremmo dire che forse è rimasta un attimino scottata, effettivamente Sati, il rito di Sati si è data fuoco, letteralmente, dico, ma non voleva essere una battuta, magari è rimasta un po' scottata, Parvati, dall'esperienza con Daksha, non lo so, per un motivo o per un altro, effettivamente questo è il punto. L'offesa non era intenzionale,
Ma Parvati effettivamente molto sensibile in questo momento, devia, altera il significato della parola, delle parole di Citraketu e si risente e reagisce negativamente senza motivo reale. Come si fa in questi casi? Verso 15 del capitolo 17 della Bhagavad Gita, esattamente quello che abbiamo letto. Disciplinare la parola. Vacio vegan. Quindi utilizzare un linguaggio veritiero, pacifico, benefico, che non turbi gli altri e che? Una parola che articola? Bene. L'abbiamo detto che Ah, articola? consultabile. E l'abbiamo detto che articola, e l'ultima cosa, che articola i Veda, che articola suoni vedici, no? I contenuti vedici, a pro dell'elevazione dell'umanità intera. Così si stempera tutto, si previene, quindi questo così si fa in questi casi, sempre uno deve controllare la parola, perché non sai mai chi hai di fronte, qualcuno che potrebbe fraintendere. Qualcuno vuole dire qualcosa? Hare Krishna Vito Ma come si Pasquale. fa a controllare prima la lingua senza passare dalla lingua? Come si fa a controllare la lingua? Cioè, chi Parlare lavora in questo la caso? parola, certo. Cioè, non si passa prima dalla mente? Krishna Katha. Krishna Katha. Krishna, perché bacio vegan come prima cosa? Tu hai ragione che niente si manifesta nei sensi prima che abbia avuto luogo nella mente. Tu hai perfettamente ragione, tanto è vero, denota il fatto che sei stato molto attento, ce lo siamo detti tante volte, niente si manifesta nei sensi, in questo caso nella lingua, nelle parole, che prima non abbia avuto luogo nella mente, no? Oh. Ma dobbiamo considerare il contesto storico. In che era siamo? Aspetta, fammi vedere. Non lo so, vediamo. Allora, ipocrisia, la voglia. Conflitti, non ne parliamo. Conflitti, ipocrisia. Ah sì, siamo in Kali Yuga, no? Me ne è venuto un attimo un dubbio. Sai, sta discordia, grazie. Stai stando con i devoti, un attimino uno se lo dimentica che stiamo in Kali Yuga, ma siamo in Kali Yuga. Ok. Oramai da mo' che è passato a livello operativo. Il problema si è già manifestato all'esterno, quindi bisogna correre ai ripari, tenendo conto della situazione attuale. Quindi la prima cosa, bacio vegan, controlla, poi dopo che hai controllato la lingua, iniziamo il lavoro sulla mente, manasa. Deve dire quasi contemporaneo È un tutto, e oramai il problema ha già tracimato. O è tracimato, non so quale ausiliario si usi, si è già manifestato lavoro. Sì, nella. effettivamente uno anche depende da cosa dire, però se non controllare la lingua, ma controllare, cioè non controllare la mente, ma controllare l'intenzione di parlare, è quella là. Sì, anche sì, a Quindi livello sì, sottile, comunque. sottile, per non parlare devi Devi controllare, cioè controllare, non lo certo. devi dire, E non, devi evitare il esatto. Come si silenzio. dice, devi contare fino a 10 prima di. Sì. E conta fino a 10, anzi, recita 10 mantra, solitamente si dice conta fino a 10, no, recita 10 mantra prima di parlare. Allora, c'è Nandanandana Prabhu. Aspetta, Paola dice, sempre rimanere sul punto. Quindi con i versi e anche con i mantra, volendo, certo, sì. Allora, usare un linguaggio veritiero, pacifico, benefico, che non turbi gli altri e usare la lingua per purificare la tendenza a parlare. Prabhupada individua, gli acciari individuano, e questo lo possiamo benissimo leggere nella spiegazione del primo verso dell'Upadeshamrita, la soluzione, il modo per controllare l'impellenza del parlare è. E qui cascano gli asinelli. Parlare di Krishna. Brava, Krishna Katha. La soluzione è Krishna Katha. Mi raccomando, devoti Upadeshamrita va letta, eh? Va assimilata proprio, perché questo è il primo punto dell'Upadeshamrita, il bacio vegano. Come si controlla l'impulso a parlare? Col Krishna Katha. Allora, intanto c'è Nandanandana Prabhu che dice omaggio. È successo anche a Maharaj Yudhishthira,
che accusò Arjuna di dare il Gandiva, cioè l'arco, a Krishna per uccidere Karna. Arjuna ci rimase molto male, infatti voleva uccidere Yudhishthira. Questo perché Arjuna aveva fatto il voto di uccidere chiunque gli avrebbe detto di dare il Gandiva ad altri. Ah, va bene. Poi Krishna ha risolto il tutto. Consigliò ad Arjuna di offendere Yudhishthira con parole dure, maledisse a malincuore. Bhima è meglio di te, così la situazione ebbe equilibrio e si perforarono a vicenda. La storia è un po' lunga, va bene, Hare Krishna. Intanto Pasquale dice: i miei omaggi a voi, Srila Prabhupada Kijai. Questo è uno dei versi da imparare a memoria per me, dice Pasquale, per te, per tutti. Qui Paolo dice: quindi con i versi, anche con i mantra, volendo, sì. Ecco, bisogna purificare la lingua proprio con la Krishna Katha, recitando versi, imparando versi a memoria, poi recitandoli. È fondamentale, una Ah, cos'era cosa. la conoscenza? Esatto, cos'era? Katha, discorsi. A discorso. Krishna Katha, discorsi su Krishna. Va bene, io chiuderei qui. Hare Krishna Chiara, Piero, Vittoria, Laura, Viviana, Pasquale, Paola, Nanda Nandana, Prabhu, Kevala Bhakti, Claudia Maria Teresa, Palmira, Gabriella, Maurizio, Caterina, Erika, Hare Krishna Erika, Anna, Premamrita, Stefania, c'è anche Luigi, dalla sua Carlinga, Alessandro, Valentina, Salvatore, Monica, Arichi, no, questo sono io. Vabbè, Hare Krishna Devoti. Ci vediamo allora questa sera con, vediamo, vi do una, come si chiama, anticipazione. Questa sera analizzeremo nel Note di Nettare il Damodarastaka, giustamente. Infatti Nelisa che canta il Damodarastaka. Va bene, vediamo, riaggiorno la pagina, tutto a posto. Grazie devoti, Grazie. ci vediamo più tardi allora su questi schermi. Ah, poi da domani inaugureremo una nuova iniziativa online che durerà soltanto un quarto d'ora, alle 20 e 15, dalle 20 e 15 alle 20 e 30, proprio un quarto d'ora insieme, abbiamo chiamato questa iniziativa Buonanotte con il libro di Krishna. Quindi ci riuniremo, devoti qui in persona, e a turno leggeremo una mezza paginetta, tutti quanti, così per un quarto d'ora, 20 minuti insieme con il libro di Krishna. Ma anche su Zoom? No, su Zoom no, su Facebook, solo su Facebook. Solo su. È più complicato poi mettersi lì su Zoom anche. Su Facebook è proprio veloce, una diretta veloce, per una live veloce di un quarto d'ora su Facebook, e chi sarà presente qui leggeremo a turno, i presenti leggeranno a turno una mezza paginetta, una facciata, insomma, quello che è. Quindi buonanotte con il libro di Krishna. Si dice buonanotte ai suonatori, no? Buonanotte con il libro di Krishna. Per fare i sogni a colori. Vabbè. Hare Krishna devoti. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Haribol. Hare Krishna. Sarà lunedì, mercoledì e venerdì. Lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi domani inizieremo. Hare Krishna. A più tardi, ci vediamo intorno alle 18:30 con Note di Nettare. Per fare i bei sogni su Krishna, dice Claudio, Maria Teresa, sì, per fare i sogni a colori, Maria Krishna.